Ben ritrovati sulla pagina Tourism Peschiera. Siamo nel municipio, siamo davanti alla scalinata centrale e salendo le scale vi trovereste davanti questa scultura in marmo. Mi rendo conto però che così com'è non è proprio facile capire di cosa si tratti. È un leone marciano, è il leone della Serenissima Repubblica di Venezia, l'immagine proprio della Serenissima Repubblica. Perché è qua? Perché è stato demolito all'inizio del Novecento, dove era collocato, cioè nella sua struttura originaria, che era la Cortina Tognon, che è quella cortina muraria che correva lungo il parcheggio del porto, dove c'è il monumento ai caduti, per intenderci, e chiudeva l'ingresso del porto di Peschiera appena davanti quello che oggi è il distributore di benzina, che si trova proprio al porto, giusto che così capiamo e gli diamo anche una collocazione. Se fossimo entrati prima dei primi del Novecento, in barca dal lago verso Peschiera, ci saremmo trovati davanti a questa cortina muraria a chiudere il centro, che non avremmo visto, e poi questa effigie marciana che ci accoglieva. L'avremmo vista integra prima del 1797, ovvero prima dell'editto di Napoleone, che sancì, dopo la caduta della Serenissima e dopo il Trattato di Campo Formio, che tutte le immagini della Serenissima Repubblica dovessero venire distrutte. Ecco il motivo per cui praticamente non se ne è salvata una di quelle che erano originali, praticamente. A Peschiera del Garda abbiamo degli esempi, vi abbiamo mostrato più volte questa che vedete in questo momento, che è l'effigie marciana che si trova sul saliente del bastione Tognon. Oppure, per esempio, quella lungo la cortina del bastione Cantarane, o quella che si trova in sodo, ovvero in quell'effigie circolare che si trova sopra il bastione Feltrin. Per farvi un'idea, possiamo vedere questa immagine, ovvero la Porta Verona. Quell'effigie marciana è una ricostruzione che abbiamo fatto apposta per dare senso a quella bellissima iscrizione che si trova sulla trabeata della porta, che sta ad indicare quello che è il valore, quello che è il concetto di pace armata tipico della Serenissima Repubblica. Beh, è una ricostruzione chiaramente fatta con i canoni del tempo. Per capire chiaramente che tipo di marmo usare, perché nella ricostruzione si è voluti anche essere precisi e cercare di capire qual era il marmo originale usato, abbiamo fatto dei prelievi per analizzare i tipi di marmo, e prelevando un pezzettino di questo ci siamo resi conto, i tecnici hanno sancito, che questo è un bronzetto, che è una vena marmorea ormai rarissima. Chiaramente questa effigie è stata scolpita 500 anni fa. Ecco che questo è quello che rimane anche di una linea marmorea che praticamente, da quello che è stato detto da questi geologi, è quasi introvabile, questo tipo proprio di bronzetto. Ma tornando a questa immagine, ha proprio questa caratteristica, ovvero di essere scolpita con questo tipo di marmo. E come Tourism Peschiera volevamo darvi qualcosina in più. Intanto dirvi che all'ingresso del comune è possibile venire, vedere e toccare con mano. E non è sempre possibile toccare con mano una vera statua che è stato un simbolo di una potenza, allora una superpotenza economico-militare, che era la Serenissima Repubblica. Ma possiamo anche vedere più da vicino alcune caratteristiche che, per esempio, a me piacciono moltissimo e sono qui proprio oggi per passarvele, ovvero per rappresentare il dominio della Serenissima Repubblica faceva mettere spesso le zampe del leone alato sull'acqua, ecco perché la base è stata scolpita proprio a raffigurare le onde, quindi l'acqua. Quindi una parte delle zampe erano ancorate su quello che era lo stato di mare, e le altre zampe, questa è la zampa posteriore, quella più avanzata, chiaramente è stata scolpita, ma questa sarebbe la sua zampa, sulla terra, giusto da dividere quello che è lo stato da mare e lo stato da terra, giusto per magari notare qualcosa che normalmente può scappare. Dopodiché possiamo vedere anche benissimo i colpi di scalpello che sono stati dati proprio dagli scalpellini nel 1797, che hanno completamente asportato quella che è la struttura del leone. Però rimane ancora il corpo. Qua sopra vediamo una parte integra dell'ala ancora del leone marciano, che poi prosegue dietro la testa, ed ecco qua l'ultimo pezzettino rimasto. Questa era proprio la testa del leone marciano. E qui, tra le zampe anteriori, il libro aperto con la scritta, che adesso qua manca, ma sarebbe Pax Tibi Marce. Qui avremmo trovato l'altra pagina, con scritto Evangelista Meos. Pace a te Marco, mio evangelista, che era proprio un segnale e un tipico, indicazione della Serenissima Repubblica di Venezia, ed è uno dei pochi, se non l'unico stato, al tempo e anche oggi, che porta un messaggio di pace proprio sulla sua bandiera, sulla sua effigie più rappresentativa. Con questo chiudiamo questo intervento oggi,
proprio per dirvi, se capitate per Schiera del Garda e per caso fosse aperto il municipio e volete venire a vedere da vicino, toccare con mano qualcosa, una scultura che ha oltre 500 anni e che racconta una storia, che racconta di fatto Peschiera, perché Peschiera, nonostante è stata costruita su tantissimi sedimenti storici nei secoli, nei millenni, perché la sua storia parte dall'età del bronzo, per cui tra l'altro ha un altro riconoscimento UNESCO oltre a quello che ha portato la Serenissima con le sue strutture, ovvero il riconoscimento UNESCO del 2011 del Siti Palafitticoli dell'Arco Alpino, dove Peschiera era, diciamo, la punta di diamante di un determinato periodo storico dell'età del bronzo. Porta i segni della Serenissima, la fortezza pentagonale che più volte vi abbiamo raccontato, porta i segni del Risorgimento italiano, tra i caserme francesi e Asburgi che abbiamo degli esempi fantastici, insomma tutta la storia è concentrata dentro due isole avvolte da questa cinta muraria, dove questo era proprio il simbolo che accoglieva e dissuadeva anche i possibili invasori, dicendo: state in là perché Venezia non vi provoca, ma se provocata contro un nemico al vigore del leone. Questo è il senso di quello che c'è scritto sulla Traviata di Porta Verona, questo è il motivo per cui è stato ricostruito il leone di San Marco di Porta Verona, per dare un senso a questa iscrizione che a oltre 500 anni ancora lascia veramente, secondo me, a bocca aperta per il significato profondo che ha portato e che porta e che è bello raccontare. Quindi ci vediamo presto al prossimo appuntamento, intanto viva Peschiera del Garda, viva la Serenissima e viva il Lago di Garda!